Orsù dunque, voi ricchi, piangete e lamentatevi per le sciagure che si abbatteranno su di voi. La vostra ricchezza è putrida e i vostri indumenti sono divenuti preda delle tarme. Il vostro oro e il vostro argento si sono arrugginiti. La loro ruggine sarà testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco che il salario da voi trattenuto dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida e le urla dei mietitori sono giunte all'orecchio del Signore degli eserciti. Siete vissuti nel lusso sulla terra. Vi siete dati ai piaceri, vi siete ingrassati per il giorno del macello. Solete condannare e uccidere il giusto che non può resistervi. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco che l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, attendendo con pazienza che essa riceva le prime e le ultime piogge. Siate longanimi anche voi. Consolidate il vostro cuore, poiché la venuta del Signore è in calza. Non vi lagnate, fratelli, gli uni contro gli altri, perché non siate giudicati. Ecco che il giudice è alle porte. Prendete come esempio di pazienza e sopportazione, fratelli, i profeti che parlarono nel nome del Signore. Ed ecco, proclamiamo beati quelli che hanno perseverato. Avete udito parlare della perseveranza di Giobbe, e conoscete l'esito finale, opera del Signore, poiché il Signore è ricco in bontà e misericordioso. Ma soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per il cielo né per la terra, né con qualunque altra forma di giuramento, ma il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, in modo da non cadere nel giudizio. C'è tra voi qualcuno che sta in difficoltà? Preghi. C'è qualcuno che si sente bene? Canti un inno di lode. C'è qualcuno ammalato? Chiami gli anziani della comunità ed essi preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede lo salverà nella sua difficoltà. Il Signore lo solleverà e se avrà commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Confessate dunque i peccati a vicenda e pregate gli uni per gli altri perché possiate essere guariti. La preghiera del giusto è molto potente nella sua azione. Elia, un uomo che soffriva come noi, pregò insistentemente che non piovesse e non piovve in terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo mandò la pioggia e la terra germogliò, producendo il suo frutto. Fratelli miei, se uno tra voi traligna dalla verità e qualcuno lo riconduce indietro, sappiate che uno che ha fatto ritornare indietro un peccatore dalla via dell'errore salverà la sua vita dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.